Mi stai dicendo che nella Juventus che affronterà l'Inter preferisci Zaquinho a Jaypata? Jaypata sì. Alla Lazio, sì no? Lo so, in questo momento vi state facendo tantissime domande. Perché Jaypata è andato alla Juve? Perché potrebbe già andare via? Qual è il collegamento tra Jaypata e Zaquinho? Calmi. Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video e soprattutto in questo nuovo estratto di The Corner, il nuovo format che è partito sul sito Viola, visto che insomma nomi mi ha detto non puoi dire quella parola lì e io vi dico sito Viola, cioè mi fido di voi, ecco. Ma comunque siamo partiti per rispondere in diretta alle vostre domande e soprattutto analizzare, come vi raccontavo nell'estratto precedente, un po' tutto il dietro le quinte della YouTuber League. E la prima puntata ci ha regalato tantissimi argomenti, tantissime discussioni e tanti potenziali estratti. Infatti questo è già il secondo, attendendo il secondo match della YouTuber League tra Milan e Roma, che uscirà qui nella data che leggete a schermo, quindi sabato alle ore 12. E poi lunedì sera saremo live sul sito Viola con The Corner per il post partita e quindi insomma ci saranno altri estratti. Ora, prima di partire con l'argomento di oggi, visto che è caldissimo e a proposito voi siete fondamentali nei commenti per darci una mano a risolvere questa situazione un pochino complessa, vi ricordo di supportare il canale, intanto questa serie, con un like, poi iscrivetevi al canale, attivate le campanelline, seguiteci. Quante sono le campanelline? Una campanellina, però va bene lo stesso. Poi ovviamente seguitemi e seguiteci anche come YouTuber League sugli altri social, quindi Fede Marconi e YouTuber League su Instagram. E poi c'è The Corner, ve lo lascio anche in descrizione, lunedì sera ore 21 con la conduzione di Ivan Grieco e tantissimi ospiti. Vi ricordo che saremo live con il post partita di Milan-Roma. Ma adesso, tornando a Jaypata, facciamo un passo indietro, giusto per avere una cronologia e una chiarezza di informazioni. Lo scorso anno Jaypata non faceva parte della YouTuber League. Sapete, lui è un noto tifoso dell'Inter, anche molto forte, e quindi per discorsi di equilibrio nella passata stagione non era presente tra i convocati. Al contrario, nella YouTuber Summer Cup di quest'estate, era nell'Inter, sempre per un discorso di equilibrio rose che abbiamo provato a fare, lo sapete, ve lo dico sempre, ci si parla tra capitani, ormai da parecchio tempo non decido soltanto io, altrimenti si fanno i danni e poi rischio di penalizzarmi sempre e comunque, quindi cioè, voglio dire. E dopo numerose call tra capitani si capisce più o meno come organizzare le rose, perché magari Toselli ha bisogno di quel calciatore alla Juventus, ma Fius gli fa capire che con quel calciatore la Juve non sarebbe equilibrata rispetto alle altre e quindi insomma cerchiamo di trovarlo un equilibrio, almeno sulla carta, poi in campo ci sono le prestazioni. E questo ve lo ricordo sempre perché è sempre giusto ricordarlo. Ma comunque, alla Summer Cup Jaypata gioca con l'Inter, è in assoluto il miglior giocatore, anche se poi l'MVP viene vinto da Ragnar, perché Jaypata vince la classifica dei cannonieri, arriva in finale, la perde col Milan e in teoria è pronto a ricominciare la stagione con l'Inter nella nuova YouTuber League, a patto che ci possa essere un equilibrio, naturalmente. Poi però che succede? Succede che Andrea Fratino, che lo scorso anno giocava con la Juventus, mi chiama e mi dice: Fede, io quest'anno, visto che come sai tifo Inter, preferirei giocare con i nerazzurri. E a quel punto io decido di accontentarlo, d'altronde si parla dell'MVP della scorsa YouTuber League, e quindi nel momento in cui Fratino passa all'Inter dalla Juventus, con Jaypata l'Inter diventerebbe troppo forte e quindi decidiamo di fare uno scambio. E qui la vostra prima domanda: ma scusa, perché se Fratino lo metti all'Inter per discorsi di tifo, poi Jaypata lo metti alla Juventus? E la mia risposta è sempre la stessa, parentesi, è stata ovviamente discussa con tutti i capitani. Come sapete, l'obiettivo della YouTuber League è quello di far rappresentare a ogni creator la squadra di cui è tifoso. Questa è la prima cosa, infatti in ogni squadra la maggior parte dei giocatori è tifosa di quella determinata squadra. Poi che succede? Che ci sono altri creator che ci possono dare una mano ad equilibrare le squadre, o che semplicemente sono molto seguiti e quindi sarebbe brutto non vederli all'interno della YouTuber League, e quindi troviamo un compromesso. E questo lo chiedo direttamente a voi: Jaypata, preferireste vederlo nella Juventus per esempio o non vederlo proprio nella YouTuber League? Pensateci e rispondetemi nei commenti. Noi abbiamo pensato meglio vederlo anche se in un'altra squadra. E quindi siamo a fine settembre, sta per iniziare la YouTuber League, noi annunciamo Jaypata alla Juventus e Jaypata in teoria è convocato per Lazio-Juve, la prima partita. Fin qui tutto lineare, zero problemi, se non fosse che Jaypata si rende conto successivamente che la partita della YouTuber League sarebbe stata lo stesso giorno della sua partita in Play to Give, e a quel punto lecito dare priorità alla categoria e giocare lì. Noi accettiamo senza problemi, ma a quel punto Jaypata va sostituito e tra i tanti nomi che si fanno esce quello di Zaquinho, che ringrazio per essersi prestato assolutamente
assolutamente in modo totale all'evento, è stato super disponibile, super carico, e quindi l'abbiamo inserito nella Juventus. Con l'accordo tra me, gli altri capitani, Luca Toselli, che è il capitano della Juventus, che per le partite successive, ovviamente, per questioni di livello, non avrebbero potuto giocare entrambi. O Jeypata o Zaquinho. Come è andata Lazio-Juve ve lo ricordate, probabilmente. Zaquinho segna, fa assist, è straripante e soprattutto fa innamorare il numero 9 della Juventus, che su The Corner ci ha detto questa cosa qua. Chi è meglio, Jeypata o Crispo? Non perché sono loro due, ma in generale a me non piacciono i paragoni del calcio. Cioè, ma non faccia il democristiano, Gigi. Gigi, questa non è l'arena dei democristiani, questa è The Corner, ci si deve esprimere. Posso dire una cosa riguardo Jeypata Crispo? Io ormai ho le fette di salame sugli occhi perché mi sono innamorato di Zaquinho. Fidatevi. Aspetta, un contenuto. Mi stai dicendo che nella Juventus, che affronterà l'Inter, preferisci Zaquinho a Jeypata? Perché ricordiamo che non giocheranno insieme. Io ti dico, sinceramente, per il ruolo che faccio io, giocare con Zaquinho, cioè, è come star sdraiato e fa tutto la tipa. Cioè, nel senso, è proprio una cosa meravigliosa. Quindi ti annoi. No, ma come è meravigliosa? Se devo scegliere chi mettermi alle mie spalle, che ho giocato una sola volta, ti dico Zaquinho. Allora io entro subito a gamba tesa, perché tanto... E quindi Jeypata sul mercato, ufficialmente Jeypata sul mercato, ragazzi. Dovremmo parlare. Contenuto, questa è la clip e la metti. Voglio sapere nei commenti, Jeypata alla Lazio, sì o no? Così. Troppo democrazia. Quindi a gennaio ci potrebbe essere questo colpo del mercato di riparazione. Ma poi gira come se fosse, non lo so, a briscola. Che gioco è quello? Che fate gira Jeypata come se fosse? Non lo so. Ma chi è quella persona lì che dietro dà fastidio? Scusi. È il mister del Milan, che si è inserito. Non so se sono arrivati gli altri miei. Ma cos'è, una combin? È una combin? Capitano della Roma e il mister del Milan insieme? Io voglio ripetere un 9-2 passato. Vieni che non ti si sente. Io voglio ripetere un 9-2 passato che abbiamo già fatto. Quindi sto caricando la squadra e stiamo preparando anche un paio di contenuti molto interessanti. Però aspetta, perché prima di parlare, adesso sforeremo con l'orario sicuramente alla prima puntata, perché bisogna parlare un po' anche di Milan Roma. Però qua, cioè, non posso far passare in sordina l'operazione Jeypata. Parliamone, si spiega un attimo. Parliamo un attimo, perché qua, cioè, insomma, bisogna capire. Campolunghi ci ha detto delle cose importanti, quindi, capitano. Sai che prendere un attaccante significa che Gigi continuerà a giocare in difesa, no? Ma Gigi ormai lo sa. Ah, ok, a posto. Gigi è il difensore più intelligente. È dal tempo dei derby degli youtuber che mi sono messo l'anima in pace. A me piacerebbe mettermi più davanti. Voglio capire, Toselli su Jeypata, cioè, perché mi effettivamente l'abbiamo presentato. Mi mette a disagio. Poi attenzione, ragazzi, preciso questa cosa. Ovviamente qualsiasi operazione verrà ragionata tra tutti i capitani, come già fatto in estate con le rose. Però sicuramente è un indizio importante. Jeypata non ha potuto giocare contro la Lazio perché era indisponibile, era in play to give a fare il campionato, e quindi è stato sostituito da uno che però ha fatto innamorare Campolunghi, che ci ha raccontato, ci ha chiesto di continuare a giocare, e diciamolo anche, e quindi noi abbiamo... Zaquinho ha voluto bene subito alla Juventus, e da quello che vediamo anche la Juventus a Zaquinho stesso, quindi... questo è interessante, si fa mercato live. Punti di vista, prima Toselli, poi voglio sentire Gigi. Intanto qui c'è un commento abbastanza interessante. Pata forse monopolizza troppo il gioco, se Fratino sapeva anche giocare per Luca dubito che Jay Buco sia altrettanto adatto. Jay Buco perché? Ok. No, beh, Zaquinho ha fatto un partitone, cioè c'è poco da dire. Zaquinho ha fatto una partita incredibile, è stato un diesel, secondo me è partito un po' piano, ma poi è stato dominatore assoluto. Ma secondo me, cioè, secondo me la grande forza di Zaquinho, che è quello che diceva Cruyff, gioca con una semplicità disarmante. Cioè, è quello che mi ha fatto dici, fa tutte cose semplici, così poi anche forte nell'uno contro uno, ma è proprio giocatore di squadra clamoroso. Avere dietro di me Zaquinho, cioè, e ci ho giocato una sola volta, cioè, come con Fratino, come se ci giocassi davvero da una vita. Voglio sapere cosa ne pensi. È una dichiarazione d'amore. Se c'è Fiusa, c'è prossimamente un'assemblea. A questo punto dobbiamo, nel prossimo episodio del Corner, dobbiamo organizzare l'incontro per capire. Io starei attento, però. La Juve schifa Jeypata, cioè, proprio questo è quello, no, che infatti è stato questo. Detto. Sarà il topic del prossimo episodio. Facciamo più cattivi, proprio Toselli scarica Jeypata. No, io starei attento perché lui è stato...
anche molto carico. Io l'ho sentito molto carico J-Pat. Quindi è una bella gatta da pelare, ma per fortuna. Però dovete fare una scelta per Inter-Juve. Dovete fare una scelta per Inter-Juve, capitano. Adesso la dobbiamo fare noi, quindi. E questo più o meno è quello che è uscito in live. Quindi ovviamente ve l'ho detto lì, ve lo ripeto qui, non basta un vostro punto di vista, non bastano due battute fatte in live per stravolgere completamente la situazione. Nel caso ne parleremo tra capitani in call, così come abbiamo buttato giù le squadre in estate, proveremo a farlo nuovamente, anzi lo faremo nuovamente se serve. Però voglio capire da voi una preferenza, un punto di vista, perché ve lo ricordo sempre, siete voi i protagonisti della YouTuber League, dal vivo agli eventi e anche nell'aiutarci a migliorare al meglio questo format. Sareste favorevoli ad un eventuale passaggio di J-Pata dalla Juventus alla Lazio? Motivate ovviamente il vostro punto di vista qui sotto nei commenti, e se non foste favorevoli, raccontateci secondo voi qual è la soluzione migliore, come gestire il tandem e l'alternanza Zaccagnini-J-Pata. Detto questo, signori, il video è finito, io vi do ovviamente appuntamento a sabato alle ore 12 con Milan-Roma e soprattutto la nuova puntata di The Corner, perché insomma, come vedete, c'è sempre tanta carne al fuoco. Un bacio, never give up e alla prossima, ciao! Bounce it the pop, pop, yeah, bounce it the pop, 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 bounce it the pop.